Uniud, puntata 2 della nostra serie Il Fattore Snipe, con tutto quello che abbiamo fatto aggiornato a maggio 2020. Snipe è dinamicità, velocità, ingegno, parola tipicamente friulana, difficilmente traducibile, che descrive la storia del nostro territorio. Rappresenta al tempo stesso la forza di reazione della nostra università in questo momento. Vediamo per che cosa passa questa forza. Didattica online attiva da inizio marzo. 1081 corsi erogati online. Rappresentano il 98,4% della didattica normalmente attiva in questo periodo. Sono 44.700 ore che vanno a rappresentare in maniera tangibile l'impegno dei docenti del nostro Ateneo, che davvero non si sono mai fermati. Con loro non si sono fermati neanche lauree ed esami. 998 studenti si sono laureati in questo periodo, 5.710 esami online. Il benessere è da sempre al centro della nostra attenzione. Agiatamenti online è un percorso per il benessere dei nostri studenti. Ogni mercoledì alle 14 si tiene un incontro su Teams, coordinato dal delegato del rettore agli studenti, dalla psicologa di Ateneo e dalla capoarea servizi agli studenti. Sono oltre 120 gli studenti e le studentesse del nostro Ateneo che si confrontano sui temi che destano loro maggiore preoccupazione, trovando risposte e conforto da parte di esperti. L'orientamento è Snipe, WhatsApp, Skype, Instagram, Telegram e un sito dedicato www.uniud.it/orientamento. L'orientamento è anche un orientamento che guarda con un'attenzione alle scuole. Attraverso lezioni e incontri con le scuole attivati a distanza. Perché è molto importante che i nostri studenti facciano una scelta consapevole del proprio futuro. Un messaggio che cerchiamo di lanciare anche attraverso l'Open Day Online. Il 21 e il 22 aprile si è tenuto il primo Open Day Online della nostra università dedicato alla sede di Pordenone. In questi giorni è in corso l'Open Day dedicato alla scuola superiore, ma molti altri eventi e attività online sono già in programma, perché la scelta di un percorso universitario ci sta particolarmente a cuore e riconosciamo l'importanza del momento. È Snipe anche il nostro profilo Instagram, TutorUniud. Attraverso il progetto della routine ci teniamo compagnia ogni giorno e la sera facciamo allenamenti a casa con i laureati scienze motorie del nostro Ateneo. Abbiamo affiancato a questo altri due momenti fondamentali per creare comunità e rafforzarla. Un caffè con il prof, tea time e aperitime, tutti in diretta. Ogni lunedì e giovedì alle 15 beviamo un caffè con un professore per tenerci compagnia e discutere insieme di temi che riguardano la generalità dei nostri studenti. Ricreiamo così virtualmente l'appuntamento del caffè dopo pranzo, che mischia idee e visioni di docenti e studenti anche al di fuori delle aule. Altre due dirette ci terranno compagnia. Tea time. Il martedì alle 17 beviamo un tè con i nostri studenti e le nostre studentesse. Aperitime. Il venerdì alle 19 facciamo aperitivo con gli ex studenti e le ex studentesse Uniud.
al fine di conoscere quella che è stata l'esperienza all'interno del nostro Ateneo e come poi fuori hanno saputo applicare in modo brillante le proprie competenze. Sono ripresi i servizi bibliotecari, attivati su appuntamento, prestito, restituzione, consultazione e fornitura documenti. Sin dall'inizio di questa emergenza ci hanno fatto compagnia la biblioteca digitale, con cui è possibile consultare da casa migliaia di risorse bibliografiche in formato elettronico, articoli scientifici, riviste, ebook, banche dati di ogni ambito disciplinare, per tutte le esigenze della didattica e della ricerca. Ma abbiamo attivato anche la consulenza bibliografica online. Attraverso la compilazione di un modulo, offre assistenza a chi cerca informazioni bibliografiche per la propria attività di studio e di ricerca e fornisce un supporto per costruire una bibliografia aggiornata, un servizio davvero fondamentale per tutti i 998 studenti che si sono laureati. Il futuro dei nostri studenti è importante, li seguiamo dall'inizio alla fine e anche dopo. Per questo motivo, sabato 30 maggio, si svolgerà l'edizione digitale del Job Breakfast, il Career Day dell'Università degli Studi di Udine, promosso per facilitare l'incontro tra aziende e laureati studenti. Alle ore 9 ci saranno le presentazioni aziendali in diretta sui social del Career Center UniUd e alle ore 10 seguiranno colloqui individuali sulla piattaforma Microsoft Teams. È stato attivato anche il servizio di correzione dei curriculum vitae. In preparazione all'evento Digital Job Breakfast, il Career Center ha promosso un servizio di correzione dei CV. Cornice della nostra città è spiaggia, cime innevate, aree protette, una delle aree boschive più estese d'Europa. Il territorio di Udine è una meta eccezionale per le escursioni e vanta la bellezza della conca dei laghi di Fusine, nota per l'incanto del paesaggio e l'eccezionalità dei colori. Oltre alle meraviglie della natura, la provincia custodisce un notevole patrimonio culturale, siti archeologici, ricchi di testimonianze artistiche e importanti centri. Udine ha i primi posti in Italia per superficie di verde fruibile, vale a dire aree verdi attrezzate disponibili per abitante. Sarà bello studiare all'interno di parchi naturali, giardini storici e godere all'aria aperta di centri sportivi. Patrimonio verde e patrimonio culturale. Castello, sede dei musei civici e delle gallerie di storia e arte, che raccolgono dipinti e statue provenienti da chiese, case e palazzi della regione. Da visitare anche la Galleria d'Arte Moderna, che ospita opere di artisti friulani. La Chiesa di San Francesco, attualmente utilizzata per mostre temporanee. Il Duomo, interamente decorato con gli affreschi realizzati da Giovan Battista Tiepolo. Nella centrale Piazza della Libertà, una tra le più belle d'Italia, troviamo la Loggia di San Giovanni, un edificio sormontato da un'alta torre che ospita al suo interno la chiesa. Questo è il fattore SNAIT di UniUd, che passa attraverso la teledidattica, il benessere online, il teleorientamento, l'apporto social, le biblioteche, il Digital Job Breakfast e che vede la nostra università ospitata in un territorio incantevole. Seguiamo i nostri studenti prima e dopo il loro percorso. Non ci resta che augurarvi più SNAIT per tutti e tutte!